Eccolo qua, grazie mille, buona serata, fantastico. Io da lontano sembrava una casa a luci rosse, infatti non mi avvicinavo perché c'è Montecatini, sono tante ballerine lap dance, quindi speravo ci fosse qualche cosa, invece niente, invece solo giro con anziani, che è più giovane di me. Beh, non si vede nulla di qua, quindi potrebbero andare via tutti mentre parliamo, non ce ne accorgiamo. Questo scherzo. Da psicanalista, eccoci qua. Buonasera Dario, buonasera, grazie di essere qui. Ormai Dario è un socio onorario della fondazione Pensa come perché siete messi, come è si è sempre passato la vostra presente brigata. generosamente alle nostre iniziative e ovviamente noi siamo felicissimi di ospitarlo perché, e di accoglierlo perché è un grande personaggio dello spettacolo italiano, perché non. A noi piace sottolineare sempre molto lo spessore Pensa come delle sei. persone, degli artisti che invitiamo al festival. Quindi io sono la parte minore per far capire, cioè invitate me per far capire quanto sono spesi gli altri, che è un No, po'. Che mettiamo poi il discorso te. forse abbiamo già detto, il discorso della bellezza, se non ci fossi io, come farebbero a capire che ci sono quelli belli? Cioè se non c'è il brutto, il bello non avrebbe senso. Quindi diciamo che Rolbova è bello perché vedono me e poi capiscono che lui è quello più bello. Quindi Rolbova, ogni 10 che si trova, una deve darmela a me, perché la percentuale di Rolbova, quindi io adesso andiamo nei rifiuti degli altri, quindi siamo. E soprattutto noi abbiamo colto l'occasione per invitarti più di una volta alle nostre manifestazioni in Versilia, in giro per la Toscana, perché hai scritto un libro bellissimo che si chiama La ballata delle acciughe. Ed è intorno a questo libro che noi vorremmo fare un po' di riflessioni con te, per mettere in luce appunto anche questo aspetto molto di spessore che tu in questo libro dimostri. E anche poi è una lotta sempre così, perché io insisto su questa cosa, tu tiri indietro e dici: no, non è vero, invece sì. Sembra essere scherzi a parte, cioè capito, sembra che bisogna in giro, però E grazie invece è un per gran libro. chiamarmi per lo spessore, se sapevo non venivo, però anche per l'altezza dovresti dire che mi sembra importante. È un gran libro e se vuoi raccontarci un po' Io sono di. qua, cioè, aspetto le domande, non capisco come devo muovermi. Però è bello sto posto, stranamente, fanno anche sacrifici umani qua, da qualche parte. Prendono uno del pubblico che non ride alla terza battuta e lo bruciano lì sopra, quindi state molto attenti. No, quindi questo libro, perché hai scritto questo È bello, mi libro? sembriamo due che non sappiamo cosa dire, la gente dice perché siamo qua? Cioè, dobbiamo fare cosa? Questa cosa di Gaber, questa roba qua, No, di, cioè, ma qui siamo partiamo nell'ambito del Festival Gaber. L'anno scorso, da. una settimana fa abbiamo fatto una serata dedicata al noir, Bravo. quindi letteraria comunque, e quindi stasera di nuovo siamo a fare un discorso, un incontro con te, Senti, come ovviamente, prendendo spunto hai detto però. noir, partono le sirene, senti la polizia. Prova a dire Belen. Tra l'altro, guarda, lì c'è Andrea. Andrea Salve. Ah, il poverino che ha non è le. una persona, è un eroe Sì, perché questo lo diciamo, è un libraio. è Quindi, una razza in allora, io estinzione. dico una cosa, in Italia, l'ultima linea. Le ultime persone che fanno resistenza in Italia sono i librai e gli insegnanti, quindi farei un applauso perché se lo merita. È un grande. Perché in un momento così andare in giro a portarsi la bancarella dei libri, anche miei oltretutto, che chiaramente io firmerò alla fine, non lo vorrà nessuno, però io lo firmo e anche con nomi di altri, anche con Tolstoi, con Dostoevskij, cioè firmo il nome che volete, perché uno si fa firmare un libro e lo firma con il nome che gli pare. Però il libro però in realtà è questa roba qua. Io di solito scrivo roba di cazzeggio, faccio battute. Utilizzo queste cose strambe che ho a livello e quindi ho utilizzato sempre il bar perché poi c'è un altro spezzino, insomma ci conosciamo e utilizziamo il bar che era una delle cose più belle del mondo prima dell'avvento delle slot machine, cioè il bar in sé era veramente una specie di centro di igiene mentale omeopatico, era un posto dove chi non aveva la cameretta poteva andare al bar. Era accolto, capivano benissimo chi eri, non c'era bisogno di farsi delle maschere perché se eri un cazzaro lo sapevano tutti, era quelli delle elementari, delle medie e superiori, e totalmente senza donne, quindi mi dispiace che le donne non abbiano avuto un bar femminile perché era veramente un posto tranquillo dove ti rilassavi, le donne chiaramente stavano al bar a fare i lavori che dovevamo fare noi, invece noi stavamo a cazzeggiare, a fare filosofi di quarto livello, però si stava lì e si. E c'erano veramente degli incontri di personaggi fantastici che io prima di partire del bar vorrei partire con delle cose di battuta che ho trovato nel bar, perché nel bar c'è questo concentramento di personaggi che sono
dimenticati dal mondo, senza cultura, che non hanno fatto dei grandi studi, che sono isolati da tutto e da tutti, che potrebbe essere veramente quasi a livello primi 900 internati da qualche parte, che però hanno dei guizzi talmente intelligenti che non riusciamo a capirli. Tipo, non so, la velocità di battuta che c'è nel bar, e la trovo meravigliosa. Cioè, quello che si legge in un giornale, in un articolo, è già un riassunto di una storia. Il titolo dell'articolo è riassunto del riassunto di tutto. Cioè, uno che riesce a trovare anche il succo nella testata dell'articolo, nel titolo, è un genio. Io ho delle stupidaggini che ne ho portate 4.000 per voi, e se volete ve li leggo tutti finché una non dice basta basta. Io questa è la cosa, l'unico modo per farmi dire basta basta da una è leggergli 450 battute, naturalmente. Però non so se le trovo, no, applauso, non so perché, era successuale, benissimo. Adesso non trovo le mie cose, però tipo, non so, le cose che mi piacevano, tipo, al bar c'è sempre uno che legge il giornale, dice una cosa, e gli altri, che uno bevono, gioca a boccette, guarda così, e dicono delle cose inerenti a quello che ha detto quello, però talmente geniali che non si capisce neanche più, cioè noi non vediamo neanche più. Però, per esempio, una volta nel bar c'era uno che leggeva il giornale e c'era scritto: furto in casa Veltroni, la figlia dormiva, punto. Uno senza girarsi ha detto: tutta suo padre. E poi capite bene che è come oggi sul giornale c'è Veltroni, cioè no, alla fine sul giornale c'è Veltroni perché un cane ha morso Veltroni, che non è più una notizia, è una notizia, si morde Veltroni, perché il cane, va, cane, cioè pensa, vedi, un cane da bar, questo è un cane da bar, una velocità sono messi sessualmente, quindi è meraviglioso. Abbiamo cercato una macchina con Riondino, un genio, e cercavamo di capire, cioè, la battuta, invece il bar, la battuta era quella, cioè era una festa novità, un cane l'ha morso, quindi non potranno dire che non c'era neanche un cane. Questo era il discorso che abbiamo detto. Però, quindi, ogni volta che c'era una cosa letta sul giornale, c'era uno che chiudeva, ma sparsi, non era uno e basta. Quindi, tipo, non so, a Berlusconi è stata impiantata una valvola aortica di maiale, e uno ha detto: per escludere il rigetto. Poi, possiamo parlarne, però, cioè, io ti leggo sempre le stesse, ridi sempre, ma è sempre ricognito, però è un imbembolo, però è sta roba qua, tipo, non so, Draghi lancia l'allarme e debole la ripresa per l'Europa, mentre è fortissima quella per il culo. Questo è facile perché, tipo, non so, Berlusconi ha bestemmiato per sminuire la vicenda, il TG1 nega l'esistenza di Dio, questa è altissima, è meravigliosa. Sul giornale c'è scritto: ladri, c'è scritto Roma, ladri svaligiano una farmacia e portano via tutte le scorte di Viagra. Uno che non sa manco questo Viagra ha detto: non dovrebbe essere difficile identificarli. Cioè, così, questa... quindi è una roba che con una battuta, cioè una visione, un'immagine, che è quella che ti porta avanti. Tipo, non so, Berlusconi ha operato la mano alla mano, dall'inizio della legislatura è il primo problema che gli ha dato la sinistra, anche questa era un'altra cosa che dicevamo. E poi, non so, su Capezzoni, che mi piaceva Capezzoni, poi c'erano tutte le altre stupidaggini, un archeologo inglese ha trovato a Nazareth la casa dove Gesù è cresciuto, è stato facile scoprirla, era l'unica esente da IMU. Cioè, questa cosa che c'è, però anche un po' blasfeme, però... Cioè, io ricordo questa qua di Capezzoni, è stata fantastica. Capezzoni è il simpatico politico che tutti odiamo, e quindi Capezzoni un giorno, mentre cammina per strada, Capezzoni a un certo punto uno gli ha dato un pugno, che non si fa, noi siamo per le battute, per il cazzeggio, meglio dopo in fisica, però è stata bella perché Capezzoni, la notizia era questa: Capezzoni è colpito al volto da un pugno, comunque dalle prime lastre alla faccia risulta una lesione allo suo sacro. Ora, vedi quell'attimo di giro, che è quell'attimo di secondo, che è quello che ti porta al cazzeggio, che lo trovo meraviglioso. Però lui ha 84 anni, gli 82 anni spacciavano e consumavano cocaina, un raro esempio di pensionati che riescono a tirare fino a fine mese, anche questa, cioè, quindi ce ne sono un miliardo, tipo, non sono più di sinistra, ha dichiarato Carla Bruni, benvenuta tra noi, ha commentato Renzi, ce n'è una marea. Arrestato a Roma il capo del clan Moccia, appena in tempo stava per scrivere un altro libro, anche questa è abbastanza stupida. Bari, nell'uovo di Pasqua sorpresa luci rosse, un bimbo trova una scatola di preservativi nell'uovo, era scritto sull'articolo di Bari, dice: a quel punto i genitori non hanno nemmeno aperto quello della sorellina di uovo, insospettiti dal fatto che vibrasse. Ora c'è qualcosa che non è... Beh, poi c'è un italiano su tre vive con i genitori, gli altri due sono sua madre e suo padre, quindi andiamo avanti. Poi c'era questa che avevo detto, Gianfranco Micichè, questa la dico perché ci tengo. Gianfranco Micichè ha detto: non avrei veramente detto questo, non avrei mai intitolato l'aeroporto di Palermo a Falcone Borsellino, ma piuttosto ad Archimede. Così ha detto. E ho aggiunto: affiggendo una targa col famoso principio, un corpo immerso in un pilone di cemento riceve una spinta dall'alto verso il basso per gli interessi mafiosi che ha spostato. Una cazzata, però mi piaceva dirlo tutto. Però sempre sulla Sicilia, la regione Sicilia ha speso mezzo milione di euro all'anno per 800 uccelli, era l'articolo, nei giardini della propria sede, che comunque è sempre meno di quanto spende Berlusconi per un uccello solo. Questo era facile, era facile.
E c'eravamo delle stupidate, non so, il processo a questa concordia, schettino dei naufraghi, ho dato il massimo per voi, sono pure sceso per primo in acqua per sentire se l'acqua era fredda, cioè sono cose che lasciano lì, e secondo me trovo che siano belli alcune, a Parma ha aperto l'inceneritore, anche se Grillo aveva detto dovranno passare sul cadavere di Pizzarotti, che evidentemente aveva chiesto di essere cremato. Ecco, c'è una marea di stupidaggini, che Giuliano Ferrara ha lasciato la Rai, liberando così tre posti, cioè c'è un sacco di stronzate. Parlare mai di Ferrari è facile, come picchiare uno che caga, però diciamo è un po' così, e ce ne sono una marea, al punto che siamo arrivati, tipo, non so, le Viagra ha compiuto 15 anni, come passa il tempo quando ti diverti, ecco, queste cose strane. Però Milly Carlucci è cascata lesionandosi un polso, uno ha detto ha visto le stelle, ma stavolta non ballavano, dice un mio amico. Però c'è una marea di roba che per arrivare a, tipo, non so, il cane, no, il cane tenetelo che è la cosa migliore, tenetelo, però, tipo, il discorso di Trump, si è inventato di sana pianta un attentato in Svezia, che è sempre la patria dell'IKEA, quindi bisognava immaginare che fosse tutta una montatura. Uno che dice questo lavoro qua, parlando anche dell'IKEA, è un genio, perché ho trovato che nel bar, poi anche su delle mangi delle cose molto seriose, c'è sempre qualcuno che riesce a mettere una battuta anche su delle cose terribili, tipo sulla morte, che non si fa mai, cioè non riusciamo a fare battute sulla morte perché Rai non ce li fanno dire. Però una volta, mentre facevamo un programma con la Dandini, che per sapere quanti anni la Dandini gli ho fatto fare il carbonio 14 del Res di Parma, ho provato a segarla in due per contare i cerchi, non voleva, però mentre lei era, diciamo, lì, e c'è stata una gara tra me e altri due o tre autori, che sono come parlare con dei matti della terza media, che poi il cervello è un po' quello lì. E però ogni volta che usciva, siccome guardavamo l'Ansa, e mentre guardavamo l'Ansa era uscita una notizia che era morto un signore di 96 anni, quindi la morte, tabù, la morte di 96 anni, un signore che curava tutte le voci dello Zingarelli del vocabolario della lingua italiana. Quindi a un certo punto sono stato detto, è morto un signore di 96 anni, curava lo Zingarelli, la voce della lingua italiana. E lui mi dice, allora, io le ultime parole sono state zuppe e zuzzurellone. È una cazzata, però... Partendo da questa cosa molto stupida e molto fanciullesca, se vuoi, quindi il bar è pieno di rincoglioniti, ogni volta che moriva qualcuno c'era una gara a chi faceva la battuta, quindi era morto Fupa Pedretti, e io ho detto, è morto Fupa Pedretti, gelo, è stato seppellito in una bellissima bara che piegando gli angoli diventa tavolo a campeggio, tavolo in poi, cioè, ogni volta c'era una visione di delirio, ogni volta che moriva qualcuno, tipo, non so, era morto l'inventore dello snowboard, e uno ha scritto, è stato difficile la sepoltura perché i cani di San Bernardo continuavano a tirarlo fuori dai piedi, cioè una cosa orribile anche a vedersi. Poi, ragazzi, è arrivato uno, è morto l'inventore della brugola, cioè è uscito che poco sul giornale, muore l'inventore della brugola, uno dei miei autori mi ha mandato un messaggio che ha scritto, i familiari si sono stretti intorno alla vedova, cioè io lo trovo, cioè, senza arrivarci, cioè, tipo, non so, c'erano delle cose meravigliose. Una volta ho trovato, quando è morto Don Gallo, poveraccio, che chiede quasi un applauso a Don Gallo, ma lasciamo perdere, Don Gallo che era fantastico, l'avevo chiesto, facciamo gli spettacoli insieme sul palco, mi esorcizzavo ogni volta, dicevo un sacco di stronzate, e poi io, quando muore Don Gallo, non mozzellasso, ma vado lì, vado a trovare, mi chiamano a Genova, ma non ci volevo andare, cioè, vado, c'era sto meraviglioso Don Gallo, senza la dentiera, tanto per cominciare, questo sigaro in bocca, lo facevo girare come questa cosa da parroco tutta bottonata, io arrivo, mi scocciavo, sapevo cosa dire, insomma, queste cose un po', uno che stava male, mi tira giù, a un certo punto mi tira giù in orecchio, mi vuole parlare, io dico, qua c'ho le ultime parole di Don Gallo, cioè queste cose, ma pensa a me, perché c'è avuto in un orecchio e mi ha detto, è morto prima Andreotti, to, due giorni prima è morto Andreotti, quindi io sono rimasto sconvolto e gli ho anche detto, non è morto, è trapassato al gruppo misto, lui ha riso, cioè, però è questo insieme di velocità, di battuta, perché una volta, per esempio, non so, ero con una trasmissione televisiva, c'era anche Brunetta, che Brunetta è facile, con Brunetta io sono basso, però sono basso al punto che quando entro i miei amici al bar, i miei amici mi dicono tutti a mezza sega, rispondo, finiscimela, questo è un trucco che facciamo noi al bar, infatti sono contrario all'uso del preservativo perché mi fa sudare la mano, ma detto questo vado avanti, questa è una battuta che ho fatto anche con Galimberti, parlava del lavoro, dicevo queste battute qua, pensavo che eravamo messi, però a un certo punto Brunetta, senza rendersi conto che era con me, che sono un cazzaro, mi dice a un certo punto, guarda me, dice, io fino a 18 anni non sapevo farmi il letto, io ho detto, per forza, dormivi sul cuscino, io ho detto, sei incazzato, cioè, però è quella roba che c'hai da bar, non c'è cattiveria, non so come dirti, è una roba che le faccio anche su di me, quando dico che sono maschio ma non esercito, io sto alle donne come diabetico sta la meringata, cioè la prima volta che mi sono spogliato nudo davanti a una, lei mi ha guardato, mi ha detto, cos'è una caccia al tesoro, cioè dico cose tutte su di me e ridono tutti, però io non mi rendo conto, e poi dico cose che non capisco, tipo una volta ero a Trento, ho detto, ho baciato una ragazza di Bolzano, era bilingue, gelo, e quello, ma due giorni mi ha telefonato, mi ha detto, l'abbiamo capita anch'io, perché non sapevo cosa avevo detto, e dico cose strane, quante si, cioè dico queste stupidaggini, tipo, non so, cose abbastanza rimbambenti, però sui morti due le avevamo tenute
abbastanza tenute ferme, perché era morto un signore che si chiamava Silvio Berlusconi, di 52 anni, omonimo di Silvio Berlusconi, di Como, è scivolato su una lastra di ghiaccio e è morto. Pensa alla sfiga a volte, il tom-tom va a bambera. Ah, io ho fatto due battute veloci, poi basta questa storia dei morti, però avevo detto che è morto un omonimo di Silvio Berlusconi scivolato su una lastra di ghiaccio, e la dimostrazione è che il voodoo non è ancora una scienza esatta, questa era la prima. E l'altra era, quelle veloci che mi piacciono a me, è morto un omonimo di Silvio Berlusconi, e ho detto fuchino, ecco, dopo questa cosa qua, cioè, perché è la sintesi, quindi fate un applauso al bar, perché non ci credete col bar, ce ne avrei 20.000, ma sono troppe, quindi ci sono tantissimi. È morto anche il celebre dermatologo Re del Botolino, alla notizia i pazienti non hanno fatto una piega, cioè ce ne 20.000, però non sto a menarvela, quindi ci siamo. E per dirvi il bar, che è quello che volevi sentirti, credo. No, sì, no, ma adesso però mi dai lo spunto per un'altra cosa che mi piace sempre dire, di come tu ricordi molto la capacità quasi matematica di Woody Allen di costruire le battute. Adesso, cioè, abbiamo detto talmente bestemmie, però no, invece no, però è una cosa perché... matematica. Quando dico io sto alle donne come un diabetico sta alla merigata, è un'equazione. Cioè, però io non so se tu i libri di Woody Allen, che c'era l'effetto collaterale, mi ricordo c'erano due o tre libri usciti meravigliosi, erano fantastici tutti, ma quelli, cioè, è stato sfolgorante, perché al tempo delle formiche anche quelle cose erano uscite, ma prima ancora, sì, quelli, sì, di Woody Allen erano meravigliosi, però erano stati folgoranti, quasi ci avessero aperto un mondo. Io quando ho detto quante sigarette fumo tra una scopata e l'altra, 6 o 7 stecche, secondo me è molto Woody Allen, ci si mette un attimo a capirla. Però infatti, se la faceva lui era bravo, lo facevo fa cagare, come vedi. Però insomma è così, no? Ma è vero, tu non ti sei dedicato al cinema come ha fatto lui. Perché non mi ha cagato, se no l'avrei fatto, cioè stavo cercando di darla a bere in tutti i modi, però facciamo anche così. Però c'è un po' sta velocità di una specie di ironia, un po' anche un po' cinica, però che la fai, tanto devi farla su te stesso, e noi liguri siamo molto, molto bravi a farle prima su di noi, perché una volta che mi fate su di noi nessuno ci può dire niente. Cioè, certo. Un po' Sirano di Bergerac, cioè vorresti mica dirmi che c'è un naso lungo, allora ti direi questo, quindi prima che te mi insulti tu hai detto 5.000 cose su di me che fatalmente, cioè che devi superarle, quindi non mi può fregare di meno. E comunque questa questione del questo libro è molto molto divertente, ovviamente ci sono anche delle cose molto divertenti, però racconta qualche cosa che ha a che fare molto anche col dolore, no? Ecco, per esempio la grande lezione di Gaber, giusto perché siamo nell'ambito di un festival Gaber. Io sono qua anche perché non sapevo a chi chiamare, certo. Cioè, chiaramente, ma io ho fatto un festival che era il festival che Gaber aveva fatto a Professione Comico. Professione Comico si chiamava. Io facevo l'operaio all'Arsenale Militare della Spezia, facevo il manovale, i miei lavavano le scale, andavo in giro con la 127 Panorama, che era quella un po' più lunga, che i miei amici al bar ci hanno scritto voglia di Volvo col pennarello per prendermi in giro dietro. E cazzeggiavo e facevo il manovale lì. E quindi davanti a questa situazione qua sono andato una volta a Zelig a dire due stupidaggini, mi hanno cominciato a prendere queste cose qua, e era uscito fuori questo festival che faceva Gaber, cioè non è che diciamo pizza che c'è Gaber, che era quello che noi a Spezia ci si spellava le mani per farlo tornare in scena. Per Spezia non c'era niente, ma funzionava molto bene il Teatro Civico con Antonio Lopescheda, che era un fantastico direttore del teatro. Quindi tutti gli anni veniva Gaber con gli spettacoli diversi e noi andavamo lì entusiasti, e la cosa bella che ricordo, lo dico sempre perché ormai mi ripeto, però era veramente gli spilli nei palmi per quando batti le mani talmente forte per farlo rientrare. È rimasto pazzo, folle, tutto mezzo sto meravigliosamente, così che è un po' veramente come l'albatros sulla tolda della barca, che quando vola è elegante, quando è fermo è tutto, non l'ho detta io, è una cosa del barinaio. E quindi arrivavo, certo, quando mi hanno chiamato per dire se andavo a far stare in gabbia, sono rimasto sconvolto. Utilizzo questa cosa qua per raccontare anche cose di casa. Io ci tengo a dire questa, cioè ho una moglie che è come quella di Colombo, l'ispettore Colombo, che ne parlo sempre ma nessuno la vede, ma c'è, che è una che mi ha sposato da poverissimo, quindi voglio dire poveraccia, a me non è che mi ha preso dopo, che ha detto è brutto ma almeno tiro fuori, almeno la da bere a Montecatini. Invece facevo l'operaio e tutti mi lavavano le scale, sono una famiglia molto povera, però mia moglie è una di quelle che non mi ha mai cagato più di tanto dal punto di vista così, cioè tant'è che quando sono andato da Costanzo la prima volta a fare una serata che è il cambiamento di vita di tutti, ho fatto due volte la passerella, mi davano in una sera quello che prendevo un mese a lavorare, cioè mi vergognavo, una roba da urli, mi ha fatto fare due volte la passerella, quindi Lourdes si è aperta per le mie cose, vado a casa, vado in albergo, chiamo, non c'era il telefonino, non c'era niente, chiamo alle 11, mia moglie, dico Paola, dimmi, ciao, ma l'hai visto il programma? Ho detto no, mi sono addormentata perché alle 8:30 dorme, cioè dorme alle 8:30, è una ligure di quelle 8:30 dorme. E quando sono rimasto sconvolto, mi sono venuto
al Festival di Gaber, c'era Gaber, la moglie, lui sul palco, c'erano quattro comici, avevo vinto una serata, avevo vinto tipo critiche pubbliche, non mi ricordo, stupidaggine, però mentre faccio questa serata, ospite c'era Benigni, cioè tanto per darvi un'idea, io ho preso la macchina del cugino di mia moglie, Luca Fregoso, perché io non c'avevo la macchina, perché la mia non ci arrivava, la 127, c'è una battuta quando dico che sono ipocondriaco, c'ho l'ansia, la prima volta che mi sono fatto una canna ma la sono fatta in macchina davanti al pronto soccorso, facevo l'ansia, però quando andavo a Milano prendevo 30 gocce di Lexotan io perché avevo l'ansia e 10 le mettevo alla macchina perché anche la macchina aveva paura. Quindi prendiamo la macchina del cugino di mia moglie, andiamo a Milano, piccola serata, mi chiamano al finale di Gaber. Che poi era il Lido di Venezia, alla Perla, teatro alla Perla, mi ricordo come fosse ieri, anche se c'ho l'Alzheimer, però arrivo lì, ospite quella volta lì, era tipo, non so, Grillo, piuttosto che Benigni. Vado sul palco, faccio questa serata, la finale, prima ancora di Costanzo, quindi era ancora una roba, e vedo, mentre faccio sta roba, c'è Gaber, capito, c'è la Gaber. E io faccio così, mentre dico le mie cazzate, vedo in prima fila al buio, vedo una messa così, mia moglie, che dormiva, manco per i coglioni, cioè perché ha detto, no, c'è un po' di mal di testa, ho preso due gocce, quindi cioè, questa era l'idea della famiglia. Però, insomma, quindi andando lì ho fatto sta roba e sono rimasto affascinato dall'idea che c'era sta roba di Gaber, perché mi hanno chiamato, insomma, sono andato a casa, l'ho fatta bene. Quindi non so perché sono qua, forse perché gli altri 5-6 non sono venuti, ha bucato qualche gomma, io sono l'ultima chance delle riserve. No, però, perché sei bravo. No, vabbè, però detto perché questo... Sei bravo. E sulla famiglia ci tengo a dire queste cose qua, però che sono altre cose che racconterò anche di mia moglie. Il libro, però, è questa roba qua. Sì, il libro parla del bar. E abbiamo scoperto che anche l'assessore, tra l'altro, si intende certo, di bar. Molto. Molto, anzi forse rivendica una formazione esistenziale nel bar, che è fondamentale. Fondamentale, senza bar non ma guarda so. Che, scusami, anche Giorgio all'inizio della sua carriera, quando cantava Albertazzi, il Riccardo, beh, il Riccardo è una canzone che poi fai tu il bar del Giambellino. Il bar del Giambellino, Riccardo, la fortuna c'è Riccardo che da solo gioca al biliardo, è uno dei personaggi... che può essere benissimo. Noi nella battuta che ha ricordato, io ho avuto 10 anni fa per presentare un altro libro, però c'è stato a Spezia arrivare, adesso chiedo aiuto al nostro uomo qua davanti, chi era quello che era uno famoso di Spezia, attore, che parlo con uno spezzino, che non è Giannini, perché c'è anche Giannini a Spezia, Toto Cutugno, un sacco di cose strane a Spezia, si capisce perché vengono dalla Marina, ci sono questi personaggi strani che non Tutto si capisce. Cutugno di Spezia. Toto Cutugno di Spezia, quindi siamo sconvolti, e il babbo era maresciallo di Marina e mi chiamava a casa, io avevo 18 anni, capelli lunghi fino a qua, sentivo Jimi Hendrix, cantavo De Gregori e il babbo mi chiamava a casa per sentire Toto e i Tatti, io mi vergognavo come una merda, volevo morire. Telefonavo che c'era una bomba in questa casa, ma non vedeva mai nessuno. E però, come si chiama l'attore che è andato a Roma, che è diventato famoso? Che c'è un attore famoso, di cui non ricordo manco il nome, pensa come siamo messi. Amendo. Eh? Amendo, no, no, no. No, subito, subito lo Spezia ha detto, per l'amor di Dio, siccome non è di Spezia, fa cagare. Cioè, non è che... Cioè, se era di Spezia era un genio, però non è di Spezia, per l'amor di Dio. Dustin Hoffman, no, fa un culo, fa un culo. No, è da Ulla, lui è da Ulla, quindi no. Però... adesso per venire in mente questo va a Roma e diventa famoso ai tempi e torna dopo un anno che ha cominciato a lavorare in teatro le cose tutte, torna e dice finalmente torno a casa dopo un anno, non sa più, finalmente al bar in piazza Brin, chissà cosa mi diranno questa piazza, torna con le lacrime agli occhi, questa valigia, torna bribim, arriva finalmente davanti al bar, apre la porta del bar e lascia esattamente tutti come erano rimasti l'anno prima, che ce l'ho messa nel libro stavolta, lui entra dentro con la valigia, guarda, si gira al barista, lo guarda e dice, cosa hai fatto, parti? Cioè la domanda è stata, cosa fai, parti? Dopo un anno che lui tornava, sperando che dicessero chissà cosa, ero Spagni, e diceva, Eros, cosa hai fatto, parti? Cioè lui è tornato dopo un anno, e dice, chissà cosa mi diranno, questo bar meraviglioso, quindi cioè, cinismo, totale spietato, e molto sono gli spezzini, sono così. Quindi diciamo, il bar, questo mio bar, che è quello di Rebocco, che è un quartiere di Rebocco, non c'è più neanche il bar, però era un bar fatto da questi personaggi, che sono i personaggi, tutti i bar sono uguali, c'è quello psicopatico, c'è l'ansioso, c'è, da noi c'avevamo uno che l'ha rapito gli UFO, cioè tutti i bar, cioè a questi punti è vero, perché può essere ogni bar in tutta Italia, c'è uno che l'ha rapito gli UFO, quindi vuol dire che l'ha rapito qualcuno. Cioè, che non ha niente a che invidiare col bar di Guerre Stellari, perché i personaggi sono fantastici, noi c'è uno che si chiama Nino il Matto, che non c'entra con il bar mio, l'ho preso a prestito, e Nino il Matto andava al bar Cristo Re, era un bar un po' più fighetto, però era uno che poverino
per problemi mentali suoi, perché il bar è una cosa molto strana, diventa un centro d'accoglienza di roba dove sei messo di mezzo e ti pigliano per il culo, però sei protetto, cioè, però devi pagare pegno anche se hai 4 lauree, cioè ti pigliano per il culo, cioè devi essere passare questa gogna del fatti, però poi ti sei protetto, è una specie di clan, qualcosa di così di preistorico. E Nino il Matto è uno che poi in un momento così, che si è avuto dei problemi di schizofrenico, una battuta molto bella ad un americano, dice: prima ero schizofrenico, adesso siamo guariti. È bellissima, una battuta mia. E Nino il Matto, è arrivato con questi capelli lunghi, sta sigaretta in bocca, un po' così, è entrato dentro, e c'era un mio amico che si chiama Michele Tognetti, che fa lavoro in banca, che leggeva il giornale e prendeva il caffè. È entrato Nino il Matto, si chiama Nino il Matto, cioè non è che... A un certo punto entra dentro e per stupire tutti, a un certo punto ha preso in un momento fuori e ha detto: ma ha rapito gli UFO? Nessuno si è manco girato, come se fosse normale. Sto bastardo del mio amico, mentre leggeva il giornale, ha detto: ah sì, e con che cosa? Mentre giornava il giornale. E lui ci è rimasto anche un po' male, perché si è un po' spento, poveraccio, perché era un momento euforico di up. E a un certo punto dice: con l'astronave. E il merda, il mio amico, il merda, dice: ah, era grande? Cioè, capisci che era cosa... è quasi istigazione al suicidio, perché non puoi fare una cosa così. E allora ci è rimasto male. Il nonno ha detto: grande? E gli ha ripreso. E non so perché ha detto: grande? Ha detto: 4.632 posti a sedere e seggiolino. E se n'è andato, sai che cazzo vuol dire, però cercava di dare. E questo Nino il Matto, una volta è entrato in un bar, Giusi, ottica, via Chiodo, via Prione, di angolo, c'è un ottico, si chiama Giusi Ciavolino, lo dice mia moglie. Una volta, mentre la gente era lì che comprava gli occhiali, è arrivato Nino il Matto. Cosa ha fatto? Ha trovato nella spazzatura un tulle da ballerina, se l'è infilato con la barba lunga, questa maniera, anche se entra uno che urla l'Akbar, cazzo, la fa sta paura qua, è entrato con questi capelli lunghi, sta barba così, messo così, un po' goppo, questa sigaretta messa così, sto tulle da ballerina, roba agghiacciante. E c'è uno, è entrato dentro, tutti sono rimasti sconvolti, fermi, immobili, uno ha preso il bimbo, l'ha tenuto, fermi tutti, fermi così, e lui ha detto: Paolo Giguabosè. Giusi gli ha detto: Ha detto, non capisco. Allora lui si è incazzato e ha detto: parlo un linguaggio incomprensibile. Cioè, scusate, è meravigliosa. Cioè, non esiste. Perdonatemi. No, perché è un loop psichiatrico geniale. Cioè, non esiste autore al mondo che può scrivere una cosa così. Cioè, perché parlo incomprensibile? Perché se lo dico è comprensibile, se non lo dico non lo capiscono. Quindi lui rimbalzava lì dentro, chissà da qua. Cioè, meraviglioso. Quindi il bar è un po' con questi personaggi: Nino, che c'è, cioè, uno che è un po' matto, uno che cerca di tenere il flipper, uno scienziato che cerca di tenere il flipper in bolla, vuole scoprire l'attimo prima del tilt del flipper, quindi, cioè, con tutti gli spessori, le carrucole, cioè questa roba da pazzi, un piano inclinato leggerissimo, due che giocano a biliardo da sempre, che sono due cassintegrati dei cantieri di Spezia, che se smettono di giocare devono pensare, quindi conviene che giocano sempre, e chi avanti si leva i punti da solo, quell'altro va a bere apposta col biliardo perché la presa deve essere infinita, e c'è l'ansioso di turno, c'è il barista che sa tutto, si chiama, sa tutto, si chiama Gigi, lo chiamano anche detto Gigipedia, perché lui chiede qualsiasi cosa, chiedi, lui lo sa. E in mezzo a questo bar di squilibrati che non sono mai usciti dal bar, dal quartiere, c'è l'unico che ha studiato. Io quando andavo in giro a presentare il libro nelle scuole mi dicevano: cazzarola, scusi, ma l'unico che ha studiato muore nel libro, non è una cosa bella per noi che siamo, io lo so, però non è educativo, però l'unico che ha studiato muore, è l'unico che è riuscito ad andare a fare il giornalista a Roma o a Milano, perché sapete che noi in provincia stai, vai a Roma, vai a Milano. A un certo punto però fa il giornalista musicale, quindi è l'unico che aveva studiato, muore, non si capisce bene perché e per come, e lascia un testamento, quindi c'è una storia molto, molto greca, tragedia, c'è un lutto, e lascia un testamento. Questo testamento lascia delle cose affettive, care, ma non costose, però piuttosto che dei dischi, piuttosto che delle cose, dei biglietti, firme di qualche personaggio famoso, lascia queste cose agli amici, che era veramente l'amico di tutti, a patto che... tal Gino, che è il più statale di tutti, quello più sedentario, quello sposato che possa portare i coglioni con due figlioli, che fa un po' omeopatia, queste cose qua, vada a fare una sorta di pellegrinaggio laico. Cioè, lui dice: il testamento è valido solo se Gino va con una telecamera a fare un reportage, diciamo un docufilm, come si chiamano adesso, deve andare a visitare questa roba che per noi era il massimo del posto, che non è una cosa molto laica, non è Santiago de Compostela. Non è Međugorje, perché sennò ci sarebbe stato anche Brogio, quindi il libro diventava un po' patetico. Brogio, parentesi, Brogio, personaggio
noi abbiamo fatto una strada di beneficenza, non mi ricordo, anni fa, poi Brogio a un certo punto mi prende e mi spiega cosa è successo quando ha visto la Madonna, cioè me lo spiega con tutto rispetto, dice mi sono drogato con questo, ho fatto questo, ho mangiato questo, mi sono fatto di quell'altro, però poi mi sono messo con 4-5 donne a letto, una brasiliana, una di qua, a un certo punto ho visto la Madonna, ho detto cazzo lo, cioè, Brogio, ma anche uno che non crede in una mazza avrebbe visto chiunque. Ma la domanda è questa, cioè io sono convinto che hai visto la Madonna, ti rispetto per questa cosa, però vorrei dire, ma la domanda è, la Madonna te l'ha visto, cazzo? Perché cioè, perché secondo me se lo vede cambia religione anche lei, cioè lo dico. Quindi devono andare, mandano questo povero disgraziato a Woodstock, cioè Woodstock è il luogo per noi della mia età eccetera, che questo posto musicale, non c'erano i video, non ci vedeva niente, vedere Woodstock durava 4 ore, entravi dentro, ci stavamo tre volte, lo vedevamo 12 ore al giorno, uscivamo rimbambiti, diciamo sei drogato, no, ho visto Woodstock con 12 ore di fila, altro che. Quindi l'idea di andare a vedere un posto di cui ne abbiamo sempre parlato ma non si vedeva mai niente, quindi lui parte dal bar con questa telecamerina e va, gli amici del bar rimangono, tirano giù una specie di panno, una specie di telo, dove c'è gli Stati Uniti, dove c'è questa cartina, e loro con delle bandierine già a volte anticipano anche le cazzate che andrà a fare il loro amico Gino, perché come se lo vedessero. Sul bancone ci sono queste acciughe, perché le acciughe sono un piatto tipicamente ligure per noi, le famose acciughe di Monterosso, che non si sa perché... migliori del mondo. Del mondo, ma non si sa quanti ce ne sono, perché come cazzarola fanno, tutti di Monterosso, non c'è mica la targa, però continuano per... dovreste fare il bagno nelle acciughe, perché è come il lardo di Colonnata, quanto cazzo non ci sono, dove vai c'è il lardo di Colonnata, quindi le acciughe sono queste acciughe di Monterosso, vabbè, cioè, alcune parlano anche spagnolo, mi sembra di aver capito, però Monterosso, vabbè, però fa sta roba qua, e quindi le acciughe però sono su questo piatto, perché le acciughe nei bar in Liguria, ora vi dico una cosa, in Liguria per far bere nelle osterie c'erano le acciughe gratis, ora dico gratis perché anche Liguria è gratis, cosa c'entra, però uno prendeva un'acciuga lì in cima col bar, e poi era obbligato a bere 36 litri di roba. In Veneto lo fanno con le uova sode, anche lì mangi un uovo sodo, lo è come bere un bicchiere di sabbia, lo mangi e poi non è, muoio. Ho trovato a Verona in un bar uno che ci ha messo mezzo uovo sodo con l'acciuga sopra, cioè il top massimo della comunicazione. Da lì sono nate le parole tipo spritz, no? Perché uno stava soffocando al bancone e ha detto spruzzatemi qualcosa, spritz, poi è morto. Probabilmente lo spritz nasce da lì. Quindi le acciughe, però queste acciughe qua parlano, pensa come siamo messi. Quindi il bar con gli squilibrati, con questo che va via, lo guardano nel video e le acciughe ogni tanto quando sentono dire queste stupidaggini molto forti, l'acciuga più anziana, che è piena di fosforo, che è la più intelligente, parla e prende la parola dentro il bar. Quando io ho amato il manoscritto a questi dialetta libri che poi ha preso Mondadori, che facevano libri d'arte, pensa come siamo messi in Italia la cultura, cioè hanno fatto fare un libro a me, mentre il manoscritto mi chiama una editor, mi dice ma il libro è molto bello, aspettavamo, il libro fa tutti questi discorsi, poi dice non riusciamo a capire una cosa, dico dica, non riusciamo a capire come fanno gli amici a vedere nel cartellone dove andrà Gino. Dico ma scusi, ma è un libro, cioè l'ho scritto io, scrivo un po' quel cazzo, beh, cioè c'ho le acciughe che parlano, gli ho detto ci sono le acciughe in un piatto che parlano, quell'altro che l'ha rapito gli UFO, cioè te qua e mi erano per i coglioni sta cazzata qua del codice, ho detto ah sì è vero, cioè come presa, come se fosse, cioè io dovevo andare a vedere Superman al cinema, uno esce, ti è piaciuto Superman? Sì, ma non riesco a capire come fa a cambiarsi nella cabina del telefono, cazzo è Superman, cioè vola, cioè è d'acciaio, vola, arriva ad un altro pianeta, entra nei vulcani, esce dall'altra parte, come fa a cambiarsi nella cabina? Non lo vedono, ma fa già, che cazzo, è fantascienza, vabbè. Quindi ci siamo, quindi raccontiamo sta roba qua e parte lui e va in America e trova tutta una serie di situazioni più o meno comiche ma anche drammatiche, alcune cose. Oh, basta, ho detto tutto, adesso sono stufo. Adesso faccio più la prima, siamo solo all'inizio, ma questa gente qua ce l'ha andata a casa, non è che possiamo... Allora, torno sul versante gabriano. Allora, Gabriele ha fatto una lunga riflessione con Sandro Luporini nell'ultimo periodo, quindi siamo alla seconda metà degli anni 90, sul concetto di appartenenza e dell'importanza dell'appartenenza e della gravità del fatto che non ci sia più un senso di appartenenza. E questa, no? Cosa che viviamo adesso. Esatto, invece il bar è proprio l'esempio di questa... Il bar è il clan, cioè... Che è avere gli altri dentro di sé e quindi è dipende, a volte sì, è veramente importante. A me verrebbe da dire, ma che differenza c'è fra la casa del popolo e l'oratorio, per esempio? Beh, non c'è molta differenza in realtà, no, perché tutte e due hanno salvato un sacco di gente dalla strada, a parte
che non so adesso, non sono mai stato nell'oratorio, secondo me giocavano meglio a biliardino quelli della parrocchia, quelli del Don Bosco giocavano meglio a biliardino, erano più bravi, però c'era una struttura più tra Casa del Popolo sono simili, con chiaramente due principi completamente diversi, però fraternanza, accoglienza, quella roba lì è simile, indipendentemente da, è simile, cioè te potevi capitare uno nell'altro e stare decentemente bene. L'idea del bar era più anarchico, perché il bar non aveva né una visione politica in realtà della cosa, non dovevi essere né credente per forza, ti tiravi un bestemmione e non ti arrivava uno scappellotto, perché se no nel bar o in bestemmia, se ti arrivasse uno scappellotto la gente sarebbe senza testa ormai, perché cioè, la bestemmia da noi è un intercalare terrificante, i veneti al confronto sono principesse, però noi prendiamo il peggio tra Liguria e Toscana, quindi facciamo degli intercalari orribili, però il bar aveva un senso più quasi di autarchia, nel senso di periferia di quartiere, cioè era l'espressione di quella roba lì, tant'è che nei bar spezzini come da tutte le parti si venivano quelli del centro, che erano quelli un po' più fighi, però con dei personaggi che c'erano la bisca notturna, piuttosto che, cioè io adesso veramente non sopporto questa roba di mettere le slot machine nei bar, è una mia polemica che faccio da sempre, ma non perché, cioè lo capisce chiunque, cioè il bar è un luogo amico, quindi non puoi mettere dentro un bar gli slot machine, perché bene o male sei portato là, perché se dovevi andare a giocare in una bisca dovevi confrontarti con l'idea che andavi in un posto a giocare illegalmente, soldi tuoi di casa, dei figli piuttosto che la pensione, e andavi a fare un atto di, però c'era questa cosa della bisca, che ce n'era due, non so, in città tre, però era già una selezione a monte, quanti non andavano perché si vergognavano a entrare, quindi se Dio vuole c'era bisogno di andare a un po' a puttana, esattamente, visto che è il tuo argomento, però ora adesso mandiamo anche dei video, quindi, però era un po' quello, se c'erano quelli che trascinavano, a me non mi ci ha mai portato, quindi è finita lì, però quelli che c'era questa inaugurazione a 14 anni, cioè ci andavi, però l'idea dei ragazzetti che non andavano nelle bische, perché c'erano un ambiente un po' così, non era marsigliese, però c'era già questa idea di qualcosa di strano, ti portava a essere incuriosito, ma non ci andavi. Mentre invece averla nel bar, nel tuo bar, che adesso lo mettono anche dal tabaccaio, cioè è un incitamento a rovinarti, a rovinarti. Ma non solo, ma è anche un incitamento a isolarsi. Perché chi gioca le slot machine, ma non è che non vuole la rottura di palle intorno. No, ma perché è in colpa. Cioè, te non vuoi rottare i coglioni perché sai che stai facendo un atto stupido. Come è deprimente, una roba sociale, e soprattutto stai levando i soldi in casa, poi arriva tuo figlio e gli rompi i coglioni perché vuole comprarsi gli occhiali o il telefono, te magari hai perso 100 euro e fai il muratore e poi devi andare a fregare la vecchietta il giorno dopo dicendogli che c'è un altro guasto per l'idraulico di turno, cioè è un avvilimento, è un abbruttimento talmente grosso questo qua che è immorale, secondo me, mettere le macchinette nelle cioè non so il cane che si deve fare, però perché crea un disagio che difficilmente non è un disagio da 40 euro, non è quantificabile, cioè te perdi 40 euro e hai perso 40 euro, cioè mentre catini vai a giocare, non so cosa c'erano i cavalli, quello che c'era, però è un cavalli ci sono, cioè beh, il nostro amico Doriano quindi sa tutto, se sarebbe comprato i 14 ormai con quello che ha speso, però questo è come quelli che quando ci andavo anch'io a Sanremo a giocare la roulette ogni tanto, perché prendevi e diventava la gita, diventava il momento diventava quella roba là che poi lo raccontavi, sia che perdevi che vincevi, cioè, però lo facevi una volta una tanto, come succedeva, buonanotte, ma con la quotidianità della slot machine davanti che non parla, fa i rumoretti e te sei in stato ipnotico, è terribile, tanto sai che non vinci, sai che non, cioè piuttosto gioca a poker, su un 4 qualcuno vincerà, cioè lì vince solo lo Stato in parte, che tanto non gli pagano manco i soldi che gli devono dare e poi fanno, abbonano tutto, va a fancuffia, poi ce l'ha in mano della gente, insomma abbastanza discutibile, e poi insomma soprattutto quello che mi fa incazzare quando io ho fatto le discussioni con qualche politico, mi dice sì però cosa vuoi, però uno se vuole lo fa, se non vuole non lo fa, io ho capito, ma allora io non conosco nessun politico che mette l'eroina sul comodino al figliolo, cioè va a letto il figliolo, gli mette una bustina di eroina e dico tanto se vuole si fa, se non vuole non si fa, col cazzo che ce la metti, cioè non ce la metti mica, però se vuole si fa, è come dire amo mia moglie però io non voglio Belen di notte che stira in cucina, cioè, cioè l'amo tanto, ma cioè la tentazione è, non va, cioè lo Stato deve proteggersi da sta roba perché uno ci casca, poi dentro va detto questo, sono cazzate, però torniamo al libro, l'idea è un po' che questo bar è così, e nel bar con i personaggi ognuno racconta la sua storia, mentre lo squilibrato povero Gino
va a cercare il suo Easy Rider, la sua roba, in questa cosa americana che chiaramente non trova, perché nel libro ho scoperto, mentre scrivevo, che mi fa piacere che non scrivo mai niente, a parte queste battute secche, che intanto mi sono ricordato cose dell'infanzia che è stato piacevole per me, un po' commovente scrivermele, però mi ha fatto piacere molto ricordarmele. E poi c'è questa idea che quando abitiamo in un posto ci prende la banalità e della routine, cioè noi viviamo in un posto, per quanto possiamo starci bene o male, siamo anche privilegiati in alcun modo eccetera, però diventiamo così, ci viene tutta noia perché siamo fatti così, non c'è niente da fare. Quindi l'idea di andare via e incontrare altre cose e confrontarsi con dell'altro, scopri che alcune cose che ti facevano noia a casa in realtà sono cose migliori di quello che pensavi, come l'amicizia, come altre cose, cioè l'idea di, cioè io trovo che sia giusto andarsene, cioè però deve essere anche giusto tornare, cioè secondo me è giusto andare via ma devi anche tornare a casa. Ecco, questi racconti che sono all'interno del libro veramente sono molto toccanti, evidentemente ti toccano, ma toccano anche il lettore. Per esempio una parentesi che trovo molto suggestiva è il tuo racconto sulle vacanze organizzate dalla Croce Rossa. Questa è drammatica totale. Domanda che faccio qua. Montecatini pubblico è più colto, anche più elegante, mi sembra di capire, quindi non avete visto la questione. Fatta, c'è ancora qualcuno che sono sveglio. Ora, chi di voi è mai stato rapito e deportato alle colonie? Cioè, possiamo dirlo dopo anni? Cioè, solo te, perché sei la più povera, gli altri stavano... Cioè, però le colonie era un rapimento legalizzato da parte dello Stato, che ti portavano via da casa, i genitori ti scrivevano a queste colonie, noi ci andavamo a Varese Ligure, Calcio al Cornoviglio, erano i posti dove ci andavamo perché ci davano anche i vestiti, cioè miei lavavano le scale, quindi c'erano i vestiti che tenevamo anche durante altri anni. Io non sono cresciuto apposta perché mia mamma non mi ha fatto crescere, perché voleva che tenesse la roccia. Io brunette, eravamo gente della colonia, quindi c'era la grappa per tenerci, perché così andavamo bene le scale, c'ho il 39 ancora adesso, quindi so. Però le colonie era questa roba dove la mattina ti alzavi, noi stavamo bene d'estate, andavamo al mare, stavamo bene, andavamo sugli orti, ci tiravamo le sassate nella testa, andavamo per castagne, facciamo questa roba. Io ancora adesso dico che secondo me le scuole dovrebbero dare i crediti, il prof di ginnastica dovrebbe portare la gente a un certo punto fuori dalla classe, a portarli in un boschetto in periferia, farli salire sull'albero e dare i voti, cioè il primo che sale c'ha i crediti, cioè secondo me bisogna fare queste cose, qualche sassata bisogna tirarsela, perché non so, però mi sembra che sia giusto, come è giusto usare il computer, ci mancherebbe altro, però non bisogna perdere tutto o niente, insomma. E quindi l'idea delle colonie, partivamo la mattina disperati, piangevamo come quelli portati via da qualche città, e piangevano anche le mamme che si vergognavano, che dovevano, perché mia mamma lavorava lavando le scale, non è che d'estate andava in ferie, quindi non sapevo dove mettermi per il discorso della scuola, quindi ci mandavano 15 giorni queste colonie terrificanti su in montagna, convinti che facesse anche bene l'aria di campagna, in realtà piangevamo la mattina alla sera. E quindi questa depressione che c'è rimasta, e con questo pullman terribile che partiva per le Apuane, mi ricordo che partiva sto pullman in una giornata ancora buio, tutti che piangevano, sti bimbi dentro, quando riuscivamo un po' a riprenderci, perché poi eravamo tutti nello stesso quartiere, un po' ci si conosceva, un po' rinfrancandoci uno con l'altro, come una deportazione verso Dachau, eravamo messi così un po' così, a un certo punto mentre il sole sbucava fuori dalle Apuane, si rivedeva qualcosa, cioè si cominciava un po' così, qualcuno cercava di canticchiare una canzone, arrivava tal, non so, Ugo il merda, personaggio presente in tutte le comitive, un bastardo di turno, già anziano, che i suoi l'avevano abbandonato, probabilmente con i pantaloni corti, c'erano anche i baffi, cioè uno, cioè, queste cose qua, e diceva, benissimo, avete smesso di piangere, adesso con il microfono vi dico cosa è successo, i vostri genitori vi hanno venduto i rom, questa era la sua parola, tutti che ripiangevano, molti di voi cercheranno di scappare, pochi riusciranno a scappare, torneranno a casa e troveranno i loro genitori morti, tutti che si ripiangeva, si scappava, a cantare Ecco il Sol, Spunta Gialla, sette di mattina con la colonia della Croce Rossa. Però l'idea era della povertà, cioè una povertà, come si dice, però una buona povertà, sana, che è brutto da dire, però è il far finta di essere sani, però lì c'era una povertà che era gestita, perché quando sei povero insieme ad altri poveri la senti meno, non c'è niente da fare, cioè se sei, cioè i miei eravamo alle scale, andavamo in casa di questi avvocati, ingegneri, architetti, io dico sempre questa battuta che ormai racconto da sempre, mia mamma era una che, vi dico le prime tre battute, quando ho scoperto che invece che entrare in depressione totale potevo utilizzare in modo positivo le battute di mia mamma, vi dico una tripletta vera, se no non lo direi mai, mancherei di rispetto a mia mamma, povera donna. Un giorno mia mamma andava a casa di questi avvocati, ingegneri, architetti, e sentiva parlare un vocabolario che non era suo, assorbiva dei vocaboli di cui non sapeva il significato, li metteva nel suo modo di parlare, dando così di una famosa slang della casalinga, ovvero gli strafalcioni. Io dico sempre che mia mamma ha sparato le cazzate talmente grosse
che ripeto, l'ho scritto mia mamma la SIAE perché non potevo portarla in giro. E un giorno mia mamma, eravamo a tavola, io e mio padre ci stavamo bisticciando, cioè per una cosa così puoi tra le depressioni andare da muccioli e farti le pere, però a me mi è presa. Mia mamma un giorno ha detto, io e mio padre ci stavamo bisticciando, mia mamma ha dato un pugno sul tavolo, ha fatto pa, ha detto basta, quando fate così mi fate venire un orgasmo, ha detto mia mamma. Mio papà mi ha guardato e mi ha detto salutala finché ci riconosce. Ecco, questa rimane una... Io ho detto, siccome mia mamma era più bassa di me perché il DNA non è una cazzata a caso, ho detto mamma tu sai cosa dire per un orgasmo? E le metto, non nei miei tempi quelle malattie lì non c'erano. Ecco, davanti a questa, quando diventi comico, ho tipo la tristezza, la depressione. Casa mia, ora, ieri sera abbiamo fatto una roba con Riondino, l'ho riraccontata anche ieri perché parlavo dei miti, degli eroi. Io credo che una parte, uno eroe, cioè il figlio unico è abbastanza eroe. Perché capitare in una famiglia di poveri, molto poveri, che hanno solo un figlio, quindi tutto quello che... le speranze sono nel figlio, tanto per cominciare vogliono che cresca sano. Io sono qua già vero senza canotta, lo dico sempre perché me la levo il 25 aprile, quando c'è la festa della liberazione, gli altri festeggiano, io mi levo la canotta, per me la festa della liberazione della canotta, e cambio quella di lana con quella di cotone. Ma, cioè mia mamma era terrorizzata che mi ammalassi, mia mamma poi è morta d'asma, poverina, c'ha avuto dei problemi seri. Quindi lei malata, lei pensava che il figlio insomma avesse una cosa anche lui, quindi stava, era attenta e c'era, faceva pure del dio della broncopolmonite, che è pronto su una nuvola a colpire la spalla appena si scopre del figlio unico, quindi era terrorizzata dal fatto che mi scoprissi. Io abitavo in questa casetta a ribocco di un posto vicino alla campagna, quindi era come qua, molto umida, una specie di queste scalinate che salivano su, una specie di crosa di magma, diceva di Andrea. Quindi questa specie di scalinata, c'era una volta trovato il ghiaccio nella vasca, quindi mia mamma è impazzita dal terrore perché va pure a mia malassia, e casa mia era una cucinetta piccolina, poi una sala di passaggio dove dormivo io, la camera e il bagno. E io dormivo in questa sala, non so se qualcuno di voi, spero che non abbia avuto questa esperienza, dormivo in queste camere, questa sala, dove dormivo in questi letti che si aprivano, questi letti a ribalta, questi letti con i libri disegnati finti che tiravi giù, che io di notte quando andavo a fare la pipì, a volte andavo a fare la pipì e non accendevo la luce perché dovevo andare in camera dei miei, quindi svegliavo i miei, quindi andavo al buio, a volte facevo la pipì in qualche cassetto, il giorno dopo andavo a fare la cosa, però tornavo al buio e magari si era richiuso il letto, io cercavo di capire chi cazzo l'aveva mangiato il letto, quindi una discussione tra me e i muri, cioè antropologica, psichiatrica, e quindi stavo lì, mia mamma ha terrore del freddo, quindi cosa succede? In questo letto di dolore poi è diventato, questo letto che si apriva, mia mamma cosa faceva? Hanno messo due stufe, perché il senso di colpa era grosso, non una da loro, una da me, tutte e due da loro, perché i genitori devono patire, i genitori non possono star bene, devono star male, se no che gusto c'è, e mettevano due stufe, mio papà ne ha messa una molto parlando dei miti, per chi ha studiato l'Iliade, Odissea, quelle cose lì, largo, cucina argo, cucinava molto, molto, sembrava essere sulla Costa Crociera, una puzza di questo kerosene terrificante, e l'altra un'economica, e mio papà allora tagliava tutta la legna dei monti l'intorno, sembrava veramente, arrivava a stinga di lì basta, perché sembrava il siringhiero, sembrava questa amazzonica, tagliava tutto, gli faceva delle tornate di legna, usava solo questa stufetta, e l'accendeva tutte e due dicendo fuoco alle micce, così, e chiudeva la porta, perché loro dovevano rimanere rigorosamente al freddo, se no nessun grado. Io quindi rimanevo in questo letto aperto, due stufe che partivano a botta, mia mamma metteva tre di queste coperte della Marina Militare, queste blu con l'ancora bianca intorno, che sono pelosissime, terrificanti, sembrano le piante grasse, orrende, fanno male. Le usavano per la ceretta, mi ricordo che mia suocera si faceva lo scrub, faceva queste cose qua, si fa la ceretta col napalm, mia suocera, quindi voglio dire, si accoppia anche con i cinghiali, ma voglio andare avanti, queste cose qua. Quindi c'erano tre queste coperte che hanno questa funzione incredibile, pesano tantissimo e non scaldano niente, ecco, questa ci tengo a dirlo, se qualcuno ce l'ha avuto, pesano del tonnellate, superano il mercurio, cioè è una cosa, una lega che non si capisce, e me le metteva tre uno sopra l'altro, pesavano come il marmo, io sentivo, ero schiacciato, ma mia mamma metteva tre coperte, le prendevano in tre, le mettevano i cavatori di Carrara, venivano a metterle a posto, rimanevo schiacciato così, tipo questa specie di sepolcro, diciamo, un po' così, non ridete, ma era un'immagine terrificante, questo peso terrificante, non mi potevo neanche muovere, tipo tartaruga rovesciata, fermo così, con questa roba, che una specie, cioè, era una roba terrificante, e quindi mia mamma, come, e si chiudeva dentro, io rimanevo completamente schiacciato da questo peso, e le stufe cominciavano a fare calore, facevano la fisica, partiva la fisica, quindi partiva da 2 gradi, 8, 10, 15, 20, 24, 31, dicevo Cuba, quando sposto lì,
36, le Azzorre, dove potevo arrivare, cose che potevo... Poi a un certo punto saliva questa roba qua, 60, 70, arrivavano, capito, 100 gradi, 120 gradi. Io uscivo dal mio corpo, uscivo, perché riuscivo a scivolare in mezzo sbagnato dal sudore, li guardavo dal mio corpo da sopra, una roba così, e perché era una cosa ormai, era una specie di bagno di sudore, una specie di sauna proletaria, che non si capisce bene cosa, e apriva la porta mia mamma la mattina. Apriva alle 6, perché dovevo andare a scuola, io completamente disidratato, come morto, praticamente morto, e vedevo entrare una specie di operaio dell'Ilva di Taranto, cioè era vestita come quelli di altoforni, con i guanti, con le pinze davanti alla saldabrasatura, con la maschera, così era mia mamma, io mi cagavo addosso, ero terrorizzato, non capivo più se era un sogno, se era in realtà, sogni onirici, così, sono i miti, e queste grotte sudatorie erano queste, no? E lei arrivava e metteva sulla stufa delle cose che erano canotta di lana, mutande di lana, calze di lana, tutto di lana, basta che fosse la lana era la parola magica, perché se fosse stata anche i biscotti di lana me li avrebbe fatti mangiare. E cosa succede? Quando era che la mamma ha il terrore? Perché la mamma quando spoglia il bimbo la mattina, che gli leva la canotta, gli si scopre la spalla e il dio della broncopolmonite che vigila molla il fulmine e ti becca e diviene la broncopolmonite. Quindi la mamma da una parte tirava giù e dall'altra tirava su la roba incandescente dalla stufa e me la tirava addosso, che mi segnava anche un po' così. Quindi diciamo, stavo fumante, andavo in giro, continuavo a vestirmi, io uscivo un po' così, giubbotto della navigazione della marina, quelli finti pelosi, uscivo fuori dalla porta, c'era mio papà con la vespetta per portarmi a scuola, quindi non ti dico, già il mezzo di locomozione non aiutava. Io uscivo quindi 120 gradi io, fuori meno 20, 120 meno 20 fa escursione termica a 140 gradi, cioè non c'è bisogno di chiamare Piero Angela, il figliolo, il nipote, a rompere i coglioni, sta famiglia che bisogna sterilizzarli, cazzo, prima o poi per continuare a rompere i coglioni. Quindi uscivo fuori sudando come un porco, cioè immediatamente mio papà vedeva, mi metteva anche i giornali qua dentro, un quattrino, e prendevano fuoco perché era ancora troppo caldo, avevo ancora fatto un po' così. A un certo punto salivo su sta vespetta fumando, appena respiravo i meno 20 partiva subito broncopolmonite vera, dava una smoccicata contro il parabrezza, mio padre girava, facevamo 2 metri, tornavo sulla porta, c'era già mia mamma pronta, vestita un po' da vestale stavolta, con una specie di damigiana da 120 litri di Vicks Vaporub, e poi mi faceva questi unguenti come gli egiziani e diceva tra sé e sé mia mamma: povero Ninì, ma come mai si ammala sempre? E vaffanculo alle mamme che rompono i coglioni e ai figliucci. Un applauso alle mamme. Non è tutta così, però da ridere. Senti, sì, allora. Tutti che tossiscono, che la broncopolmonite. Ci sono comunque delle cose molto serie. Ma ridi, sono ubriaco. No, ma io le devo mangiare dopo, non prima. Cioè. È una lotta bestiale con te, che si cerca di fare discorsi anche seri. Mm. Posso leggere una decina, una decina di pagine? Quante? Una decina. Te sei pazzo. No, guarda. Una cosa che... Fogliamo che c'è una bomba come a scuola. Una cosa che ha colpito molto, la leggo al presente. Chi è presente? Che riguarda Giulia, non figlia, Giulia, quella del libro. Sì. Se un uomo ti mette... che ha un problema... no? Col marito. Se un uomo ti mette le mani addosso è finita, la volta dopo può solo peggiorare, è come spostare un paletto di confine, dopo uno schiaffo si rompe qualche cosa nell'anima, si frantuma la stima fra le persone, l'amore finisce sbriciolato da un'arroganza fisica ignorante e primitiva, e dopo un ceffone alla prima lite ci si sente autorizzati, gira la pagina, a ripartire da lì. Quello è il nuovo punto di partenza e da lì si può solo andare avanti senza mai tornare indietro. Mm. È seria questa cosa. È serio? Questo è un pezzo serio del libro. Ma proprio quello sei andato a leggere, ma andavamo così. Come Fondazione Gaber, che tu sei di una comicità irresistibile, lo sappiamo, ma cacchio, ce lo fai tirare fuori anche lo spessore che c'è, allora, cose questo che è famoso, dacci questo così. La soletta. No, c'è nel bar, c'è questa. C'è questa problema. Cioè nel bar ci sono tre personaggi che sono fantastici, che sono viventi, che sono i fratelli Chiappa, che in realtà sono i fratelli Bias. Sono tre personaggi meravigliosamente enormi, potrebbero entrare qua dentro, caricarsi questa casa in collo e la portano via. Sono dei come si dice, della gente che fa traslochi. Sono tre omoni giganti, erano 5-7, gli altri sono morti. Sono quelli che fanno le vendemmie eroiche alle Cinque Terre con le corbe da 40 kg in collo. Sapete che sulle Cinque Terre, sul Debello Gallico, c'è scritto uomini che sembrano bestie,
donne che sembrano uomini, quindi parlava delle mie zie delle Cinque Terre, dei baffi. Questi omoni, che sono questi qua, io ci gioco a boccette, ci gioco ancora a biliardo, adesso qualche anno sinceramente che non ci gioco più, però il bar quello lì ha chiuso, siamo in un altro bar, Bargioli si chiama, e loro giocano a boccette con me, quindi non hanno una lira, sono completamente un po' trogloditti, diciamo la verità, sono un po', hanno qualche problematica mentale, sono però per una famiglia un po' così, di tipo non aprite quella porta, per farci capire, potrebbero ucciderti con uno schiavo oppure salvarti la vita. Sono omoni giganti, portano i pianoforti al quinto piano senza ascensore, cioè chiamano loro per questi traslochi disumani. Io gioco a boccette con loro due erano insieme, io giocavo a boccette con uno dei due, si chiama Marco, quello diciamo più piccolo ma grosso come due colonne di queste, e gioco a boccette con lui. Mentre giocavo a boccette, l'altro fratello, prima di giocare una boccia molto difficile, dice a un certo punto: questa è difficile, la tiro io. E non va mai detta una cazzata così al bar, perché è come entrare in un'orgia e dire: adesso ve lo faccio vedere. Si fermano tutti e dicono: dai, vediamo, così mi fai fuori di merda. Quindi lui, tutti si sono fermati nel bar, tutto ha smesso di girarsi perché di giocare a carte, guardano lui per vedere questa cazzata che fa. Infatti lui fa anche il figo. Qualcuno ha giocato a boccetta, un gioco meraviglioso, fisica, idraulica, matematica, forza uguale massa per accelerazione, cioè tutto. Dio, prima di fare, cioè quando ha fatto l'universo, giocava a boccette in un biliardo senza sponde, cioè ogni boccia, cioè come grandi le bosche. Cioè lui, mentre fa per tirare sta boccetta di frillo anche, la tira nel silenzio del bar, la tira, la sbaglia subito, una cazzata terrificante, la boccetta prende la sganassa e va per i cazzi suoi, tutti lo mandano a fanculo, si girano, senza rendersi conto che la boccia comincia a fare un suo percorso completamente per i fatti suoi, completamente dall'altra parte, tocca di qua, spinge di là, va di qua, e va a finire, cazzo, va a finire appunto, ci va da sola. Allora, quando sono rimasti tutti zitti, dice il fratello di questi due, perché erano ancora più grossi, mi dice in orecchio a me: a volte le bocce sono più furbe di chi le tira. No, meraviglioso, allora dico, perché sono filosofie meravigliose. Quindi questi tre hanno, vi dico una cosa prima dei tre, arriviamo lì, perché voglio sghindarla quella cosa lì. Però questi tre in due hanno, cioè sono in tre e hanno due neuroni che a volte si incontrano ogni tot mila anni, quando Urano con Plutone messo in asse, quando la temperatura è, quando soffia il vento di quando, cioè si incontrano questi due neuroni e danno un pensiero, e quindi uno di questi dice una cosa che poi finisce subito persa, perché io una cosa che stavo dicendo su loro, sul tramonto, lo dico solo una volta, i poveri due disgraziati, ci arrivo perché non ho scritto io sto cazzo libro, quindi ho cercato le pagine. Bene, dice: su di loro alleggiano strane leggende. Si narra infatti che, nonostante la durezza del loro carattere, a uno di loro, finito di piantare le giovani barbatelle nella vigna Volastra sopra Manarola, sono dei cinghiali questi, guardando un tramonto che colorava di rosso il cielo sopra Pontamesco, si è spuntata una lacrima di commozione. Per la prima volta l'orco riconosceva la bellezza e trovò l'attimo di unione tra lui e la natura. Si appoggiò a una vanga, si asciugò la lacrima con un dito grosso come la marmitta di un camion, e ispirato disse ai fratelli: che cosa ci vorrà comunicare Dio con questi colori tra l'arancio e il porpora? Che c'è gioia nella natura o amore tra gli uomini? Dice l'altro: che c'è un incendio sopra Monte Rosso, coglione. E quindi c'è stato un momento e hanno ripreso immediatamente. Quindi i momenti lirici, cioè così. Questi tre hanno una roba strana. Sono amici di un personaggio femminile, si chiama Giulia. Giulia è un personaggio che viene a specie. C'è una parte anche di ricette dentro, dove mia mamma, la Giulia, fa delle ricette, fa delle cose da mangiare che le porta al bar, perché è amica e ha scappato alle elementari con noi, eccetera. Quindi passa dal bar e lascia queste cose soprattutto per i tre gigantoni, trogloditi, scimmioni, che parlano poco, solo ogni tanto, e perché gli fa delle cose da mangiare, perché loro mangiano poco, stanno nelle case popolari, quindi è abbastanza una specie di infermiera loro, amica, loro la amano. E lei lascia queste cose che sono tipo i muscoli ripieni. Allora ci ho scritto una ricetta dei muscoli ripieni di mia mamma, sapete, i muscoli del cozze, non so, chiamate cozze qua o muscoli? Cozze? Cozze. Che le cozze, mia mamma ci metteva questa roba dentro, ci metteva, siccome era un piatto povero, mia mamma sta alle Cinque Terre, però a Pignone, quindi sono quei 3 chilometri che fa cambiare il clima da continentale, diventa mediterraneo, basta una curva, e mia mamma faceva queste cose da mangiare, questi muscoli, che da noi sono i muscoli, e li metteva, ci metteva, era piatto povero, proprio veramente piatto mari e monti, perché prendeva i muscoli, prendeva il pane secco, lo bagnava col latte, ci metteva dentro il prezzemolo, ci grattugiava la noce moscata, ci metteva tutte queste speziette, la scornabuccia, questa roba che si mette anche nei ravioli, chiudeva, e poi ci metteva dentro, tenetevi forte, la mortadella dei muscoli, che quando dico la mortadella la gente fa ah, così, ci rimane un po', che anche la cozza quando vede entrare il maiale dice belin che mareggiato, cioè, però, cioè, li chiudeva con questo filo
col pomodoro, li metteva e faceva, e quindi questa Giulia è quella che porta questo cibo qua, porta i ravioli, quelli cose, i gattafin, quella roba lì, cioè, è una che fa da mangiare questo. E li porta ogni tanto, in modo così, non è che si fa, però gli lascia queste cose, loro apprezzano molto. E c'era un punto, sta qua una volta, c'era questa voce che il marito poteva picchiarla, piccola parentesi. Io credo che adesso la ridico tutte le volte, mi sembra di sempre storie stupidaggini, però quando c'è questa roba di femminicidio, che adesso si parla solo di femminicidio, io rimango sconvolto, sentiamo delle merde, dico la verità, non riesco a capire se una volta c'erano lo stesso e non se ne parlava oppure non c'è. Però la mia visione di questa roba qua, da bar di quartiere dove eravamo insieme elementari, medie, superiori, perché io vivo con gente che ha fatto con me elementari, medie, superiori, Mauro Pier Mattei è sposato con Normale di Porzano che ha fatto con noi elementari, in me, cioè, è una roba che sembrava un incesto stare tutti assieme così, una roba. Però se fosse successo anche adesso, che scopri, ci vediamo ancora bene tutti e ci sentiamo, se non mi vedono due giorni mi dicono dove sei? A Cosenza. Ah bravo, butta giù, cioè come mio papà fa queste cose qua, no? Bravo, boh, cosa puoi stare? Tutti i giorni mi chiama, sono contento. E quindi però se venisse fuori che qualcuno viene fuori, che scopriamo che una di queste nostre amiche, che ormai sono parenti, cioè è picchiata da uno, ma la prima cosa da fare, e lo dico, lo nego, quindi non l'ho detto mai, cioè intanto bisogna chiamare l'assistente sociale, chiamate la polizia, ma partono 5 o 6, vanno a casa e lo sfondano, cioè parte una spedizione punitiva, ammazza di volte questo, lo sfonda e poi torna a casa. Guarda, è brutta detta così, però siccome uno è un poco dardo, quando picchia la moglie comincia una patologia, perché anche picchiare la moglie non è normale, quasi sempre questo, ma cioè è una roba da pazzi. Quindi però uno che fa sto lavoro qua è una specie di terapia d'urto, cioè dai 3 schiaffi alla moglie e da un pugno, arrivano 5 a casa, ti sfondano, te per un attimo ci ripensi un secondo, perché poi sei codardo, quindi un po' di paura ce l'hai, non si risolve una mazza. Però l'idea è un po' questa, al bar c'era questa fisicità che, rileggendo veramente Odissea e Iliade, è una guerra tra bande, cioè tutta la guerra dei miti è botte da orbi dalla mattina alla sera. Cioè davanti a Troia si picchiavano a orari, cioè non è che andava lì e faceva la battaglia come nei film, andava lì 6 mesi, si accampavano, mangiavano, accusavano, brigavano, quando stavano bene scendeva giù, questi uscivano botte da 3 o 4 ore, si fermavano, si riposavano, arrivavano quegli altri, rimangiavano qualcosa, cioè tutto il giorno così, era una roba da botte avanti e dietro. Quindi la fisicità, la violenza fisica, tutto, non dico che fa bene, però c'ha un suo perché. Quindi uno così deve dare le botte. Detto questo, lei un giorno arriva, sta Giulia un po' veloce, lascia da mangiare e scappa, lo ferma il barista che sa tutto, dice cosa c'hai, ferma un po', cosa c'hai, lei c'ha i capelli davanti agli occhi, guarda, e in realtà vede che c'ha un occhio nero, gelo, si ferma al bar, si blocca tutto, questi smettono di giocare a boccette, il flipper non fa il tilt, quell'altro si ferma, l'ipocondriaco non si lamenta, cioè questo momento così, il mare a Porto Venere si blocca e diventa una specie di ferro da stiro, di stagnola, tutto fermo così, di vento, perché cazzerola, hanno picchiato la Giulia. I 3 omoni che rimangono sconvolti da questa roba qua e cominciano a ringhiare, li senti che il cinghiale comincia a uscire, senti che digeriscono le castagne, gli dice il barista, basta, devi stare a casa, ci pensiamo noi, lei dice no, forse è colpa mia, inizia una piccola cosa psicologica molto femminile che non so come mai è venuta in mente, dove lei dice no, forse è colpa mia, perché non è colpa sua, perché insomma forse sono io, c'è questa idea iniziale che non si capisce perché non si prende mai coscienza delle cose, cerca di recuperare, dice vado a casa, gli faccio della roba da mangiare, lui quando fa questa cosa qua che mi picchia, poi si sente in colpa e torna a casa avvilito e si scusa. Vabbè, questi dicono vabbè, rimangono un po' così. Mentre vanno a scaricare dei mobili, i 3 fratelli Chiappa, mentre sono sul camion, arriva la motoretta e c'è a fianco il marito della Giulia, che loro odiano, perché oltretutto lo chiamano anche Durbans, perché ha tutti i denti belli bianchi, mentre da noi tutti con i denti marci, compresi i fratelli Chiappa, che hanno tra un dente e l'altro, cioè 6 palmi, cioè una roba così, perché nel bar da noi, che era proletario, quando ti si bigavano i denti, si cariavano, andavi a casa e dicevi, fa male sta dente qua, la nonna diceva, bravo Nini, ti si biga il dente, bravo, cioè ti dava lo zucchero in più, perché era, se ti si bigavano i denti era lo sviluppo, vuol dire che andava bene, cioè è come le mesturazioni, i peli, la barba, cioè vuol dire che crescevi bene, cioè la carie era normale. Quindi questo qua aveva i denti belli sani, tutto quello, molto figo, arrivava dall'altro quartiere, quindi stava già sul culo, e loro rimangono veramente sconvolti da questa visione, come se gli dei gli avessero regalato questa roba. Quindi uno fa così con la mano, lo tira su per la collotta, lo mette dentro il camion, lo guardano tutti e 3, come veramente 3 scimmioni vedono un esploratore che si è perso, e gli dicono, farfugliano, perché se non va, gli dicono, non toccare più la Giulia. Questo riescono a dire. Questo qua c'ha un vizio strano che sveglio, dice non potete farmi niente, questa cazzo non la volete a me, siete 3 handicappati mentali, c'avete la pensione, c'avete la casa popolare, io la faccio levare, il primo che mi tocca,
io vi faccio levare tutto, perché voi siete tre disadattati, disadattati mentali, che cazzo volete da me, cosa volete? Cioè se mi toccate quella moto, loro rimangono così senza neanche capire, e lui gli fa un sorrisone a tutti e tre di scherno, e Marco, quello più piccolo ma che è grosso come tre colonne, guarda, dice, che bei denti che c'hai, dice, prima o poi me li prendo, così, una cosa velata, molto così. Lo mollano e continuano a scaricare. Lui va a casa, serata terribile, non te la sto a menare più di tanto. Lei sente che arriva lui, sente l'odore del vermouth che arriva dalle scale. Mentre lì che fa da mangiare, ormai è tutto freddo, capisce che è una serata brutta. Lui entra dentro, la prima cosa che fa, gli dà uno schiaffo in un orecchio, le casca per terra, sente questo fischio. Comincia questa cosa un po' di violenza terrificante, comincia a colpirla. Lei perde sangue dal naso, lui casca il pesto per terra, c'è il sangue, il pesto, la graniglia genovese, c'è questo disegno strano che lei vede in terra. Queste cose qua, questo delirio, con questo fischio terribile che rimbomba, lui prende un coltello, fa per colpirla, lei sente che ormai la serata è la fine della sua vita, si alza al volo, mezza strappata, scappa con questo naso che sanguina, scappa, e dove va? Cade in questa strada che si chiama, abbiamo un falcone di Rebocco, corre verso il bar, perché l'unica sicurezza è il bar, e lei corre verso questo bar, passa un treno che va a Torino Porta Nuova, un cane che abbaia, lei casca davanti, va davanti al bar, è mezzanotte, ci casca davanti perché è il giorno di chiusura del bar. È il giorno di chiusura, però lei mentre casca vede una luce da sotto la porta, casca sulla porta, la porta in realtà si apre, perché è il giorno di chiusura, ma chi c'è il giorno di chiusura dentro il bar a fare i lavori, a pulire tutto, pagati solo con un bicchiere di vino? I tre fratelli Chiappa, che sta pulendo per terra. Lei c'ha questa visione prima di svenire e vede due di questi sotto un biliardo che lo tirano su per la schiena, che pesa 3 tonnellate, con l'altro con la scopa che passa sotto come se avessero spostato un tavolino. Entra il folle Durban, ormai completamente fuori di sé, lo agguanta al volo, si sente già scricchiolare qualcosa quando gli agguanta il polso, portano via lei, dicono questa storia finisce qua, e finisce questa cosa qua. Lui mentre lì con questo che piagnucola, aiuto, scusa, e questo qua prende una boccetta da biliardo, una boccetta che sembra piccolissima in mano a questo, carica un pugno terrificante, carica una roba come un treno carico di piombo che entra in una galleria un po' troppo stretta, carica, gli dà un fischione terrificante, si sente tintinare qualcosa per terra, lui alza la boccetta piena di sangue e urla filotto, che è un grande classico, cioè quando si buttano giù tutti i birilli è filotto, e il giorno dopo c'è questa scenata, che tutti entrano nel bar, non si sa più niente di questo, e nel bar vedono questi qua che giocano a boccette un po' con questi denti marci un po' ridacchiando, e qualcuno che ha l'occhio un po' più guarda sul biliardo e non riesce a capire questi birilli strani un po' storti che giocano a boccette da quel giorno con i denti di Durmas. Questa è diciamo, i tre fratelli Chiappa fanno questa operazione culturale, direi, insomma questo è quello che ho sentito dire. Ci sono ancora applausi, sono anche ce ne tanti adesso, prima ho letto delle considerazioni molto serie, ma non c'avete una casa, voglio dire, no, ma ancora sono ancora due o tre cose da raccontare, ancora due o tre cose che tra l'enciclopedia britannica mi ha fatto. Per esempio, un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo, che poi sono degli incisi molto brevi all'interno del libro, però folgoranti. Per esempio, questa cosa qui a me mi emoziona veramente tanto. Dici, ma cosa, è ubriaco? Noi, a parlare dei Liguri, no, perché voglio stringere. Noi che abitiamo sul mare, ma senza un orto saremmo morti. Noi Liguri che ci sentiamo granchi da scoglio piuttosto che banini da bagnasciuga, che pensiamo con fare visionario e melanconico che la spiaggia sia un cimitero di clessidre. Ma sono belle cose. Ma fa cagare. Ma non è vero, ma Mario, queste cose qui ti rendono veramente, a parte la bellezza del romanzo e il racconto, ma ci sono dei momenti di liricità molto intensi, per quello che dico, cazzo, continuo a scrivere. E poi ci tocca venire a Montecatini, tenere la gente in ostaggio al freddo, al buio. Però, ma bella questa cosa sui Liguri. Beh, è una roba così, perché noi siamo un po' così, siamo gognoni, siamo sempre fatti così e tutto. Però una cosa che cerco di dirvi, che mi fa, adesso vi dico una cosa stupida, e intanto mi piaceva raccontarvi delle acciughe, però lui va in America, così almeno ve la faccio corta, va in America, la prima cosa che trova una ragazza, lui è uno che, il nostro Gino, va in America, trova una vespetta, quella del babbo, quindi ci sono delle risonanze mie. Da bimbo, e vede passare gli Hells Angels, questi motociclisti meravigliosi, lui dice cazzo che figata, cerca di dirlo in inglese, riesce a fare un fuck qualcosa, piscono male, giustamente tornano, lo sfondano di botte, gli dà fuoco alla Vespa e lui rimane così, naso rotto con la telecamera, e rimane alla mercé di questo posto che è fuori jet lag, fuori dal mondo e tutto. Lui è un omino, diciamo la verità, è un omino, che però è un omino così, è veramente
abbastanza inutile come tutti, me soprattutto, però ha delle sue affinità, cioè lui è uno che come tutti noi abbiamo delle cose, tipo non so, leggiamo alcune cose, che siano tante, che siano piccole, però abbiamo delle piccole, delle cose che ci piacciono, e lui è uno che in un momento che prende un acido, come succede sempre in America, c'è sempre questa storia, insomma è stato avuto, però dicono che quando bevi la birra ti mettono un acido, sempre queste storie che raccontavano una volta, lui chiaramente non è esente anche da questa roba, mentre si gira gli mettono un acido dentro la cosa, lui prende di mano, è sempre fatto omeopatia, è uno che non prende manco l'aspirina, queste cose qua, quindi prende di mano, si spoglia nudo e comincia a declamare l'urlo di questi poeti americani, questa cosa di Gisbert, tutta questa cosa di corso, facciamo Beat Generation, c'è questo momento, perché è uno che qualcosa ha letto delle cose, al punto che ogni tanto sono delle piccole chicche che metto in fondo degli appunti, dove metto delle cosette che, cioè il libro si legge così, chi è molto attento trova delle piccole cosette, perché quando passa nel New Jersey, vede gli lontani, gli alberi, c'è un accenno alla pastorale americana di Rotta, sono piccole cazzate che non si leggono così, cioè non è noiosa da dire al punto, però sono delle piccoli appunti che se uno vuole li trova. E lui addirittura sotto il letto, mentre è completamente in acido con sta roba qua, talmente fuori dal mondo, sotto l'acido un po' schizzinoso come me, figlio unico un po' come me, guarda sotto il letto e vede delle ragnatele di un ragno, e gli sembra di vedere Zobeide, che è una delle città invisibili di Calvino. È una piccola stupidaggine, però per far vedere che anche lui c'ha un minimo di roba. E quindi quando incontra quella che gli dà un passaggio, che è un'italiana, quindi lui naso rotto, rovinato, fuori di casa, non sa che cazzo sta facendo, mai tradito la moglie, si trova a fermo punto che deve fare con questa telecamera, sto cazzerola di documentario che non c'è una voglia, però lo ferma questa, gli dice cosa fai, sei italiana, sì, è una che ha un senso di colpa perché il marito è quello che faceva le mine in Valstella, mine anti-uomo, eccetera, quindi lei ha un senso di colpa, è molto ricca, però si sente sempre in debito col mondo perché il marito ha un sacco di soldi ma faccia queste cose terrificanti, quindi mentre aspetta che le preparano, si è separata questa casa meravigliosa, a Los Angeles, sta in una specie di questa casa con le ruote, porta lui lì, gli dà questa prima accoglienza, lui come detto è stordito, ha preso un sacco di botte, il naso rotto, c'è solo la telecamera, non capisce più niente, lo porta in questa casa, lei si mette lì molto gattona, come una che ha trovato veramente una specie di trappola, prende questo qua completamente sperso, capisce che è uno diverso dagli altri, si mette su questo divano, comincia a bere del vino rosso molto costoso perché lei è una ricca, e mentre lo guarda, lui poi lascia un po' dai piedi in casa, non sa come fare in casa di una, non c'è mai stato fuori di casa, non sa come mettere le mani, non sa cosa muove, se sto naso che deve tamponarlo, questo naso messo così, e dice strano quest'uomo, dice non è come gli altri, pensa, perché il discorso dell'innamoramento è una cosa lunga, ve la faccio veloce, dove c'è l'innamoramento è come essere dentro ingranaggi di ruote dentate, come un orologio, il tempo passa, noi giriamo, a volte ci giriamo intorno, ma siamo fuori sincro di un dente e non ci incontriamo, quindi loro a volte sono un po' così, questo è a casa, cioè lei dice strano questo uomo qua, perché mi guarda con un fare diverso, probabilmente sta scrutando, nel mio essere non ci prova intanto, quindi c'è qualcosa in più, non è come gli altri, quindi lei forse anche un po' cerca questa cosa ma non si sa. Dice però mi sta guardando e probabilmente cerca nei miei disagi di donna qualche risposta, lei si fa sto film bevendo, lui guarda lei con questo naso spazio, infatti la guarda, il pensiero di lui però è completamente opposto, dice questa qua c'ha una quarta, la guarda. È un po' spaventato e dice sta respirando in un modo che quel bottone lì se salta mi prende un occhio, cioè mi prende, cerca di spostarsi e addirittura il bottone si parte, quindi ognuno ha un mondo diverso, ognuno poi in amore la vede come vuole, poi ci si accorge dopo che ognuno parlava lingue diverse, però a un certo punto lei che fa un po' questa gattona, prepara una specie di trappola, questo qua, questo omino, gli dice come strano uomo dal naso rosso, cosa ne pensi dell'amore? E lui che è un po' sfigato, adesso cerco la pagina, un po' sfigatello, un po' così, però anche lui ha delle sue sensazioni amorose, cioè è stato anche lui innamorato, cioè non è che uno disgraziato povero che fa l'operaio non può essere innamorato, quindi dice, beh io qualcosa so dell'amore, dice, dimmi cosa ne pensi dell'amore, lui si trova completamente fuori dal mondo, chiude gli occhi perché si vergogna, lei continua a versarsi da bere, dice a lui in piedi sulla porta che non è neanche entrato, fermo sulla porta, che gli fa un racconto chiudendo gli occhi perché si vergogna, dice questa cosa a modo suo che però io condivido e dice l'innamoramento, con gli occhi chiusi, perché l'innamoramento è quella cosa che ti prende indipendentemente dal sesso, dall'età o dalla classe sociale. È una roba chimica che parte dal cervello e ti rincoglionisce, dice lui. Quando gli ormoni si fondono con le endorfine prodotte dalla ghiandola pituitaria e dall'ipotalamo, la presa larga, molto larga, diciamo, scoppia la tonica dei sensi. Suoni e odori si amplificano. Quando passa la ragazza biondina più bella del quartiere, il glicine sembra fiorirti nelle narici. I papaveri vincono l'ostilità degli anticredogamici, diventando più numerosi del grano. E riconosci l'odore che viene dalla terra dopo che cadono le gocce, le prime gocce in una pioggia estiva. Nei canali fioriscono le calle, i gerini si trasformano, i fiori d'angelo si arrampicano sui muri e iniziano le giornate di maggio.
mentre i ramarri dal verde lucente fuggono su muretti a secco inseguiti dalle pisce. Senza provare fatica continua a pedalare in mezzo alle piante di arance selvatiche di Corso Cavour, che al tuo passo diventano domestiche. Pensa all'amore, fa tutto. Dice, il profumo dei fiori di limone negli orti ti sorprende, ti commuove la torta di mele di tua madre, le giornate si allungano e ti passa la voglia di studiare. Stai sulla riviera con gli amici aspettando quelle passi, quando corri a casa perché è fatto tardi, nel buio, sopra i rovi pieni di more, le lucciole lampeggiano il suo nome. In ogni libro che leggi trovi un'attitudine tra te e la biondina più bella del quartiere. Le poesie sembra scritte per te e per lei, come se tutto il mondo degli arti avesse scritto, dipinto e costruito per secoli solo per voi. Da prima del Rinascimento l'universo sapeva che l'avresti incontrata, le cattedrali, i castelli, le opere d'arte erano solo indizi che indicavano il percorso per trovarla. Quando lei ti sorride i fucili da caccia fanno cilecca, la fame nel mondo è debellata, la manna scende dal cielo, l'arcobaleno diventa routine. Gino aprì gli occhi sentendo russare e vide Matilde ubriaca che dormiva sul divano. Si è perso, perché si sono persi. Perché a volte ti perdi, però le ruote dentate non ti rispondono. Quindi c'è tutto un insieme di cazzeggio e di labirinto. E tu sai che c'è una cosa che mi piace tantissimo, di cui quando tutte le volte la polenta taragna, che mi incontri devi assolutamente parlarne, perché è un altro dei momenti topici del libro. Per quanto breve sia questo inserto, è il ventunesimo. Sarà quel ventunesimo, è Doriano. Vabbè, la faccio breve perché cioè, di solito si costruisce la roba su delle cose basse all'inizio, cioè poi queste qua che sono tristi, le mi vanno messe all'inizio. Vabbè, c'è lui che parte, chiaramente io, l'esercizio della lettura lo dico, scrivete qualsiasi cazzata, scrivete tutto, quello che vi viene in mente scrivete, le poesie le cagate, scrivete anche se poi le buttate via, scrivetele, perché poi sono cose che ti aiutano a... È un anti-Alzheimer, delle cose che non ti ricordi. Io ricordo che da ragazzina andavamo in un posto che si chiamava Ventunesimo. C'era un campo da calcio vicino al nostro quartiere e ci arrivava il Luna Park. Quindi quando arrivava il Luna Park era una festa. Questo ghiaino, queste pozze d'acqua e tutto. Questa roba fatta con dei muri tutti rotti, con delle cose ancora di filo spinato, perché era la caserma del Ventunesimo Fanteria, che era quella dove una volta c'era la caserma dove i fascisti tenevano dentro i partigiani che prendevano quando rastrellavano. Città, medaglia d'argento, da resistenza, eccetera. E io mi ricordo che poi crescendo, quando mi ha raccontato cos'era sto posto, dicevo, strano che noi andavamo a divertirci, è come se Auschwitz facessero, capito, non so, il calcio in culo, cioè diventa una roba così strana. E allora dicevo, e lui mentre è in pullman, il personaggio del libro, mentre è in pullman e vede in lontananza una giostra, gli viene in mente questa roba qua, che mai non mi ricordavo, vedi, però scrivendo mi è venuta in mente questa cosa. E io ho fatto il ragionamento, che ho fatto questo, in costrano che in un posto dove andavamo noi da bimbi a divertirci prima c'era una specie di, veramente, cioè c'è impregnato di sofferenza quel posto lì. Adesso c'è una scuola meravigliosa, ci sono anche, c'è un monumento che ricorda i deportati ebrei spezzini, però la cosa incredibile è che mi ricordo questa storia perché la sorella di mia mamma, che abitava a Pignone, la sorella di mia mamma è una che mi è rimasta tutta la vita impressa, si chiama Elena, perché mi raccontava mia nonna che questa sua sorella non si era più ripresa, tra virgolette, ha avuto un po' una specie di esaurimento, poi ho scoperto perché il figliolo a 18 anni è stato preso in un rastrellamento quando prendevano la gente così un po' per strada e l'hanno portato dentro il Ventunesimo. Il Ventunesimo si raccontavano queste cose, che le Brigate Nere levavano le unghie, facevano delle cose terrificanti, torture, e chiedendo delle cose che questi manco sapevano rispondere perché erano ragazzini, non sapevano neanche cosa stavano facendo. Quindi la cosa incredibile è che mia zia, questa zia, la sorella di mia nonna, abitava vicino a Piazza Brini e quindi era vicina a questa caserma. Quindi lei usciva di casa continuamente e andava, tipo ogni cambio alla guardia, alla porta, quando gli ridavano suo figlio. E questa storia qua è durata per parecchio tempo e poi un giorno è arrivata lì e gli ha detto, guarda, gli andiamo domani mattina. Se viene al passo della foce dove c'era il piccadì di sta roba qua, adesso c'è un cipo di memoria per questa roba, dice venga lì perché lo fuciniamo tipo alle 9. E lo viene a prendere. E lei, sta povera donna, è partita presto con un carretto, si è fatta la foce, cioè io pensavo sta tragedia, il dolore di una madre che prende sangue, cioè, lì ha aspettato che arrivassero il camion, ha scaricato dei ragazzi, l'hanno fucilati e mia nonna è stata lì a aspettare che lo fucilassero, e quando l'hanno fucilati l'ha preso, se l'ha messo sul carretto e si è riportato a casa da solo. Quindi è una stupidaggine che non so perché tutte le volte mi chiedi sta roba, che mi viene la coscia. Ma un momento... Vabbè, è un attimo, con lui vede una giostra e gli viene in mente questa roba. Ma fa parte di questo mondo che tu descrivi, che racconti. Ecco perché è importante questa cosa, perché è un pezzo di vita importante. Ecco perché è bello leggerlo e può essere utile. Ti chiudo con un'altra roba, sennò ci viene la tristezza a tutti. Intanto sì. Lui arriva a Woodstock, ci arriva e chiaramente non c'è niente.
cioè, fondamentalmente tutto questo viaggio, c'è un campo di pannocchie, avuto sto qua, non c'è più niente, c'è una piastrella, mi hanno detto, con scritto questo, è stato fatto questo concerto, che era stato il più grande concerto del mondo, per noi era come, non so, qualsiasi cosa. Lui arriva lì, non me la sto a menare più di tanto, lo invitano a pranzo, c'è una farm, c'è una specie di fattoria dove ci sono quelli che avevano dato il campo in affitto, quindi lui sta lì, si fa questo documentario, scopre che è banale quello che raccontano, viene fuori che il vecchio indiano che è lì ha fatto una specie di cosa di erbe a Jimi Hendrix che era in overdose, quindi dice ma questa è una notizia straordinaria, scopre che ha salvato Hendrix quello che è lì, quindi glielo filma, dicono ma indovina anche cosa gli ha dato un bimbetto, no non glielo dire, scopre che gli ha regalato la chitarra bianca di Hendrix che per noi era un feticcio meraviglioso, lui fa di tutto per comprare questa chitarra, fa la cessione del quinto dello stipendio, dona anche un rene della suocera in omaggio, con scritto che lo devono prendere però solo con la suocera vivente senza anestesia chiaramente, e gli danno sta chitarra, lui impazzito questa chitarra, va via, mentre lui va via studiando, entra dentro un silo, se sono cinesi che fanno batterie, chitarre, roba, cioè per gli italiani, tant'è che lui quando arriva c'è un ragazzino che lo guarda con un binocolo, dice il pane è arrivato un altro, e il padre dice fa le foto, fa un film, e dice questo è in ginocchio che piange, il padre dice allora è italiano, fallo passare, perché ci saranno queste cazzate qua, però vi dico il finale, lui torna, io vi prendo un'altra battuta spezzina che ho usato, che è una battuta vera, a Spezia è una città, questa cosa che dicevamo prima, di sinistra, è una città molto comunista. I fascisti, adesso si può dire dopo tanti anni, non c'è più casino se gli vuole, non si capisce più destra e sinistra, riprendendo una cosa gabberiana, a Spezia tutta a sinistra, i fascisti erano 3 o 4 e si conoscevano tutti, venivano al bar, perché non era che erano vestiti in modo strano, erano come gli altri, c'era un mondo, ce n'era uno, un po' particolarmente fascistone, che una mattina esce di casa con la macchina per andare a lavorare, esce di casa, e via Chiodo era fermata, bloccata dalla polizia. Mentre è fermata la polizia, lui scende per andare a lavorare e gli dice non può passare, perché c'è una manifestazione operaia di comunisti, questi dice comunisti, mi sta sul culo, questi cazzano una bestia, dice non me ne frega niente, io prendo, parto lo stesso. C'aveva una macchina, cioè, e la fascista non si riconosceva, uno, però c'aveva una macchina che ne avevano fatte 3 in tutta la galassia, una Matra Simca Baghera verde, con una era su Marte, una su Plutone e una ce l'avevamo a Spezia, quindi quando passava tutti sapevano chi era. Questo prende la macchina e forza i vigili, ma proprio li fa levare, dove va, e prende la via di Corso Cavour, dove arrivava la manifestazione, grande manifestazione di operai, 9.000 persone, gli operai con i cartelli, bandiera rossa, la banda, gli operai, gli studenti, il casino, tutto andare, tutti incazzati, ai tempi erano abbastanza capelli lunghi, eschimo, un po' incazzosi, quindi non era come adesso, ancora più incazzato, questo parte, si ferma davanti al cordone di polizia, dice ma dove va, ma dove cazzo la sta andando, ma no, perché voglio andare a lavorare, mi frega un cazzo di questi, c'ho due sue ragioni, un po' così. C'è un momento si apre la manifestazione mentre spingono, si apre la manifestazione e inglobata la macchina dentro questa manifestazione di 2.000 persone di sinistra. Mentre passano, uno casca l'occhio, quell'altro gira, dice ma questa ma la Matra Simca, ferma tutto, bloccano tutto, questa cosa qua, e anche lì come se fossero gli dèi che hanno regalato, hanno cominciato a fare anche dei sacrifici, ammazzano dei buoi, delle cose così, perché cioè era un sacrificio agli dèi, gli hanno regalato una roba così, in mezzo a 2.000 comunisti, un fascista dentro la macchina, c'è un momento di si sente un po' muovere, e uno di Sarzana, tal Ginone che è morto, è entrato con la testa dentro la macchina, siccome la polizia lo teneva, cercava di tirarlo fuori per un'orecchia, gli ha fatto solo un graffietto in un orecchio, quindi niente di fisico, niente. Però la cosa bella è che il giorno dopo, e chiudiamo con questo, il giorno prendevi le mamme, l'importanza delle mamme, la mamma del fascista, era fascista anche la mamma, era dentro un alimentari, c'erano tutti i seddolini che compravano in coda, e c'era la mamma del nostro amico Ciccio del Santo di sinistra, che c'è anche la libreria comunista, anche la mamma in coda, così che aspettava, e davanti c'era la mamma di questo qua di destra, incazzata come una bestia, diceva perché i comunisti, incazzata come una bestia. Allora questa donnina dietro, comunista, per abbassare i toni, non per far casino, per polemica, ha detto sfia signora, non faccia così, non dica così, non dica anche lei, sarà mica anche lei di quelle che dice che i comunisti mangiano i bambini? Questa senza girarsi gli ha detto se li mangiano non lo so, il mio l'hanno assaggiato, cioè io trovo è un capolavoro, un applauso alle mamme, è un capolavoro. Grazie Dario.